gli scafi del lago di Como rimangono fermi. Troppi i detriti nell'aria dopo il maltempo degli scorsi giorni per poter far ripartire le corse rapide. La navigazione fa sapere che la situazione rimane ancora critica. In questo momento, dunque, non è nemmeno possibile ipotizzare una data di ripristino del servizio. Il rischio concreto è che gli scafi che vanno ad alta velocità possano danneggiarsi pesantemente colpendo i rifiuti in mezzo al lago. Molti disagi per i numerosi abbonati che in questi giorni stanno impiegando o mezzi propri o i bus di SF Autolinee, che in base ad un accordo tra società di trasporto possono essere utilizzati a titolo gratuito con le tessere della navigazione. Non soltanto, sempre per la presenza dei detriti, in città tutte le corse fanno riferimento soltanto al pontile numero 1. I lavori di rimozione dei rifiuti che si trovano sulle sponde, soprattutto nella zona dell'hangar, proseguono intanto a buon ritmo. In piazza Cavour rimangono le paratie mobili allestite nei giorni scorsi. Il lago è in calo. Nel tardo pomeriggio l'altezza idrometrica era circa 111 cm, quando il livello di esondazione in città, lo ricordiamo, è a quota 120. Rimane comunque l'allerta per nuovi momenti di maltempo. Venerdì, in particolare in tutto il nord Lombardia, è attesa una perturbazione che porterà acquazzoni temporali, soprattutto nelle ore del mattino. Poi ci potrebbe essere un lieve miglioramento, con qualche possibilità di nuove forti precipitazioni verso la mezzanotte.